Oh, bella a tutti ragazzi, siamo già arrivati a destinazione, quindi forza e coraggio. Tra l'altro ho messo la partita pubblica, quindi se non ho capito bene ci sono un paio di voi nella mia partita, quindi sperando che non mi rovinino l'esperienza di gioco, se no scusate guys, ma dovrò per forza di cose interrompere tutto. Va bene, allora dobbiamo andare dal tipo nella speranza che insomma ci illumini su quanto va fatto. Allora, come cazzo faccio? Ok, dai, dai. Ecco, vedete, ci sono due di voi. Che poi, tra le altre cose, aspetta fino a sera, manca poco, potremmo anche... Allora, scambio. Bene, perfetto. Allora, dobbiamo comprare sempre la solita vagonata di roba. Spray, munizioni per pistola, ok. Alcol sicuro. Ok, allora, tra l'altro, cos'è che potremmo fare? Vediamo un po'. No, dai. Quindi dobbiamo ancora andare su. Ok. Tra l'altro mi sa che tutti voi avete già finito questo gioco almeno una decina di volte, quindi vediamo un po'. Va bene, Troy, parlami. Allora, cosa devo fare? Prendi questo amplificatore. Devi installarlo il più in alto possibile, così avrà la maggiore possibilità di oltrepassare il blocco. Va bene. Fammi indovinare. Devo raggiungere quell'antenna gigantesca quasi fuori città. La via più rapida è attraverso la rete fognaria. Savvy ti Ti guiderà per pareva. radio, quindi contattalo quando arrivi dall'altra parte. E Crane, quando installi l'amplificatore, imposta la frequenza corretta sulla tua radio, così tutto il mondo potrà sentirti. Speriamo. Ci vediamo, Troy. Va bene. Cara la mia Troy, vabbè, io vi lascio in partita. In verità, non è proprio una cosa che solitamente faccio. Cioè, o meglio, non l'ho mai provato, potremmo provare, però, cioè, io se gioco online non conto, se gioco offline mica tanto. Quindi, allora, prima di cose, come vi ho sempre detto, aspettiamo la sera, in attesa degli altri cercatori per proseguire. Mamma mia, che due palle, però, ragazzi! Prezzi sono più che ragionevoli. Poi, cioè, una cosa che solitamente faccio è mettervi in muto. Io spero che non risultiate, perché, cioè, mi raccomando, non parlate, non dite niente, non dite se è grande, se è un pirla. Quello che volete fare, però non parlate, se no vi devo per forza cacciare via. Allora, ragazzi, cioè... No, ma chi se ne frega a questo punto? Spero che non mi faranno, tipo, uccidere. Ecco, mi sono fatto un male incredibile. Da dov'è che si esce? Sbatti. Non mi ricordo più da dove si esce. Ok, da là sopra. Mega sbatti. Ragazzi, non dovete parlare. Cioè, io ve lo dico ogni volta. Poi non voglio essere cattivo, eh. Cioè, nel senso... Che poi magari mi dite, ma fra, ma cazzo, ma non essere cattivo, non ci sbattere fuori, però non dovete parlare, fare come state facendo voi. Io non lo so. Ok, va bene, dai, mi avete convinto. Non aspettiamo la sera. Non so che cosa sto facendo. Sono ben 4 minuti di cacate. Allora, è da quella parte, quindi zac. Ok, a posto così. Dai che ci sono quasi. Ok, dai. Dobbiamo andare tra l'altro, come capita quasi mai. Superstite morto.
Pazienza, ragazzi. Mor sua vita mea. Ok. Adesso cerchiamo questa cavolo di fognatura. Ragazzi, se non ci siete, se mi rompete troppo i coglioni, ve lo dico, io vi cancello. Proprio in automatico. Perdonatemi, però è così. Devo andare avanti nel gameplay. Allora, vediamo un po'. Ok, allora, dovremmo esserci, dovremmo quasi esserci. Qui è pieno di... No, pieno di zombie là sopra, non ho capito. Ciao. Cippa lippa, ma dove cazzo è il posto? Scusate, eh. Dio mio, che palle, che palle, che palle. Fammi vedere la mappa, non rompermi i coglioni, su, Allora, mappa. Beh, ci sono vicino. Dovremmo quasi essere arrivati. Beh, siamo arrivati. Ok. A posto così, il cesso è libero. La cosa più importante da fare. C'è solo lei che è un po'... che palle, perché, perché? Perché così? Perché deve essere così? Perché deve essere pieno di rompicoglioni? Ok. Cadavere anche qui. Che novità che dobbiamo passare nelle fogne. Una cosa che non è mai successa. Vabbè ragazzi, scusate, io, cioè, non è... cioè, dovete perdonarmi, ma... Ah, così proprio. Grazie. Bisogna fare in modo che il segnale sia abbastanza potente da superare il blocco. Dovrebbe essere sufficiente installare l'amplificatore sull'antenna più alta di Arran. Sav vi dice che conviene passare per le fogne. E vabbè, passiamo per le fogne. Va bene, vediamo che cosa ci sono nelle fogne. Cioè io vorrei entrare, vorrei chiedere a voi, voi pochi eletti che stanno ancora continuando a seguire la serie. Cioè per esempio a una Vanessa, una Kika o chi per loro, a un Salvatore, ora non posso citarli tutti. Ma voi, se vi dicessero, ma è più rapido passare delle fogne, ora va bene che c'è un aereo che sta per arrivare. Oh cazzo, mi hai rotto i coglioni qua. Va bene che c'è un aereo che sta per arrivare, va bene tutto, però voi che cosa fareste? Cioè in una situazione del genere che cosa fareste? Cioè direste, oh sì dai, oh è più rapido, dai, cioè ci passiamo, ma chi se ne frega, no? Cioè andiamo lì e ci passiamo. O gli direste, ma voi siete scemi dove vi pettinate, guys? Cioè in testa proprio. Cioè guarda qui, è già pieno di... È già pieno di gente morta. Ah, mi sa che questo era un rifugio. E qualcuno ha lasciato pure le scarpe lì. Ma ti rendi conto? Ma boiade, ma ti rendi conto? Va bene. Allora, qui mi ricorda... Oddio. Quindi vuol dire che c'è uno di quei cosi che grida. Merda. Cazzo. È un bambino. No. Doc, ci sei già cascato una volta. E ti ha ricoperto di merda. Sei sicuro di volerci cascare una seconda volta? O sparare e poi fottertene? Io lo so come cazzo andrà a finire. Questo posto... verrà invaso. Allora, va bene, mi avete convinto ragazzi. Direi che è il Molotov time. Allora, shuriken esplosive, sì dai. Come se non ci fosse un domani, ok. Poi Molotov, yes. Direi di sì. Qui ci mettiamo una agile Molotov.
Ah, proprio così? Non so perché l'ho fatto, forse perché pensavo di aver messo i petardi. Brutto testa di cazzo. Oh. È il papà? Marta. Merda ragazzi, ma che cazzo devo fare? Puttana. Figa, ci mancava anche questo. Aspetta. Oh, ma hai rotto i coglioni. Facciamo altre molotov. Assolutamente. Come veramente, cioè, dov'è? Chissene. Dobbiamo comprare un sacco di roba dopo. Oh, hai rotto i coglioni anche con sta tosse. L'abbiamo ucciso, maledetto monello. Allora, questa cosa qui è premi subito prima di atterrare. Direi di sì, perché mi sono rotto i coglioni di crepare saltando da un appartamento all'altro. Ma come, c'è un altro? Ma il bisteccone? Cioè, non mi ha dato nulla il bisteccone. Oh! Non mi ha dato nulla il bisteccone? Shuriken. Shuriken! Ragazzi, ma che sbatti! Oh, è la via! Prendi questa qui! È la via più facile! Sì, sì!
Devi solo ignorare quelle 2000 persone che ti vengono addosso, ma per il resto è una favola. Testa di cazzo, testa di cazzo. E ma dove vado io? Con lui che tossiva. Ma vai a cagare, cazzo. Mi ha fatto perdere un sacco di roba. Dai, 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 dai. Dai, veloce, veloce. Poi tra l'altro noi stiamo andando di qua, ma forse ci conviene andare di lì. Non so. Diciamo che ce ne freghiamo. Ok. È abbastanza straightforward. Mi sa che si veniva allo stesso livello. Comunque il bisteccone non mi ha dato proprio un cazzo. Cioè, che amarezza. Forse era un'abile scusa per usare il... Va bene, allora usiamo la pistola. Questo non è mica lo sputacchione. Nel dubbio l'ho fatto fuori. Dove sono gli altri? Vabbè, allora usiamo la tecnica del petardo. No, non capisco. Dove... Allora, bisteccone non c'è. Facciamo un petardo lì in mezzo. Ok, uno è saltato via. Ah minchia, è lì bisteccone. Che questo non è bisteccone, comunque è sputacchione. Dai, dai testa di cazzo, su! Bravo. A posto così. Quindi sputacchione è lì sotto. Ma basta, scusate, ma non posso più permettermi il lusso di sparare. Qui, alla sotto. Come... Dobbiamo di arrampicarci. Non posso permettermi il lusso di sparare come Walker Texas Ranger. Però adesso mi hanno dato un po' di munizioni per carabina. Quindi gambe in spalla. A questo punto carabina sia. Allora, non ho capito il commento che ha fatto, come vado io lassù. Ma chi se ne vola. Questa è tutta roba di valore. Non mi convince proprio per un cazzo sto posto. Perché mi stai dando tutta sta roba? Qui non me la racconti giusta. Allora, qui non devo più fare niente, no? Qui le munizioni le ho prese. Questo l'ho preso. Dobbiamo arrivare di là. Sapevo io che non potevo saltare. Meno male che abbiamo ucciso tutti gli sputacchioni, sennò qua non ne uscivamo proprio. Ok, abbiamo capito che là sopra no. Però lì si dovrebbe attaccare tecnicamente. Io non capisco perché non si è attaccato. No, ogni volta mi becco una pizza. No, qui non ci si attacca, va bene. Figa, ma perché prevedo un mega sbatti? A meno che non faccio l'equilibrista sul tubo blu, però, ragazzi, cioè, non è proprio agevole. Cioè, anche perché, cioè, se sei al circo di Moira Orfei, ok, ma... Cioè, siccome abbiamo... Quante volte ho detto, cioè, ragazzi, dove fare il counting, cioè counting? C'ho un'amica che diceva sempre cioè. Bene. Siamo arrivati qui. Ok. E mo?
Cioè, voi dite che... Mitico tubo. Questo tubo mi ha salvato la vita. Grazie, tubo. Posso... Ok. Tecnicamente potremmo saltare lì o usare il tubo, ma chi se ne... Siamo agili noi. Quindi andiamo di qui, saliamo la grande scala, grande pennello. E ora qui si pone un dilemma. Qui posso andare indietro, no? Ok, il primo dilemma è... A posto. E ditemi se non sono bravo, cazzarola. Va bene, guys, io in tutta onestà vi do appuntamento al prossimo video. Ciao belli, ciao.